consecutive e sono troppe le vittorie sfumate per un soffio, che condannano la romana Chimicananni ad un sempre più solitario posto della division. Come fu all'andata, anche nella prima gara interna del nuovo anno la squadra di Coach Nunzi, che fa esordire il nuovo arrivato Circosta, tiene testa alla seconda forza della division, Capo d'Orlando, e lo fa per ben tre quarti di gara, partendo forte fino a sfiorare il più 10 dell'intervallo. Decisivi però tornano ad essere gli ultimi minuti, quelli che vedono i biancorossi buttare via preziosi possessi palla e aprirsi troppo in difesa, mentre dall'altra parte i centimetri e la fisicità di Benevelli e l'esperienza complessiva di un roster più cinico hanno inevitabilmente avuto la meglio. I finali al Cardio Palma sembrano essere la nuova tendenza della FMC Ferentino in questo avvio di 2012, ma a Fabriano gli Amaranto non hanno avuto la stessa fortuna degli ultimi due incontri casalinghi. Chiamano falli su Guarino e compagni e dopo aver condotto l'incontro per 30 minuti cambia l'inerzia nell'ultimo periodo e proprio come fu nella prima parte del girone d'andata, anche la prima uscita fuori casa si è rivelata il tallone d'Achille della FMC. KO difficile da digerire quando davanti hai un'avversaria che ha vinto appena 5 gare da inizio campionato, che non ha il tuo stesso spessore e la stessa esperienza. Punti preziosi che non dovrebbero essere persi così facilmente per strada se si vogliono raggiungere certi obiettivi. La 19esima giornata sorride solo alla ben acquista Latina, che con una prova di maturità e carattere sfrutta il fattore casalingo per imporsi sul Bari di Morena e proseguire così la sua scalata alla classifica della division.